Io sono lo sconfinato e potente impero. Ching. La mia dinastia, originaria delle steppe della Manciuria, ha conquistato la Cina, sconfiggendo gli Han e facendo propria la cultura millenaria cinese. Grazie al mio potente esercito ho conquistato nuove terre, quali il Tibet, la Mongolia e il Turkmenistan. Inoltre ho ampliato il sistema burocratico cinese, creando una nuova classe sociale, quella che i barbari del sud chiamano mandarini, perché gli ricorda un colore del frutto loro tipico. Ma non solo! Il mio stato è il più efficiente, il più grande che la Cina abbia mai avuto. In effetti ci sarebbe qualche piccolo problemino, soprattutto causato dall'arrivo di argento, soprattutto di barbari chiamati spagnoli. E c'è anche il piccolo problema dell'oppio, una droga utilizzata dalla mia nobiltà, ma per il resto nessuno può mettersi a confronto con il celeste imperatore. Salve persona di Ovviano razza bianca, io sono un onestissimo mercante inglese che proviene dall'India. A noi inglesi piace il montone, abbiamo una sconfinata flotta che domina i mari e il nostro capo di stato è una donna. Ti va di commerciare? La Cina non ha bisogno di commerciare con voi. Possediamo un complesso e perfetto sistema di mercato interno che fa sì che le province commercino tra di loro, facendo sì che non ci siano squilibri economici e anche, potremmo dire, permettendo all'impero di controllare le merci che entrano e escono da esse, anche grazie a dei dazi. Che ne dici allora di acquistare del genuino tè inglese? Davvero? Vuoi proporci del tè? Non ti offendere, ma uno, il tè non è prodotto in Inghilterra, ma è prodotto da una tua colonia, l'India. Seconda cosa, noi cinesi produciamo un ottimo tè. Siamo stati noi a creare la cultura del tè e altri paesi che non ci attaccheranno mai, il Giappone, hanno fatto anche loro la cultura del tè, ma siamo stati noi i primi a insegnarla. Lo vuoi un po' di oppio? So che ai tuoi nobili piace. No. Ah sì? Bene. Allora io ti bombardo il porto di Canton finché non mi apri il commercio anche a me. È una minaccia forse? Ah, smettila. Non puoi minacciarmi. Ho un esercito vastissimo, un'enorme quantità di uomini e di rifornimenti. Cosa vuoi che quattro navi lì dislocate nel porto di Canton possano minacciarmi? Cosa potrete mai farmi di male? E invece fu un totale disastro. Sebbene i cinesi potessero contare su un territorio vastissimo e una vasta quantità di reclute, gli inglesi avevano già un vantaggio chiave nel dominio dei mari, per non contare poi nella superiorità tecnologica delle loro armi, che favorirono le sconfitte del proprio avversario. Questo non fece altro che indebolire maggiormente il potere della dinastia Qing e costringerli pertanto a una pace umiliante che aprirà la strada a una crisi che durerà un secolo. Ok, grazie mille per aver seguito questo video un po' particolare sulla prima guerra dell'oppio. Ci tengo a ringraziare
e ovviamente salutare i bambini della quarta B che mi hanno chiesto di fare un video e di salutarli, bisogna dire la verità. Quindi in ordine di nomi saluto Davide, Giorgio, Sonia, Francesco, Simone, l'altro Simone, Marianna, Nada, Sara, Diana, Giorgia, Giad, Silvia, Nicolò, Noemi, Leonardo, Edoardo, Cristian e Digiot. Carissimi, il vostro maestro vi saluta. Per tutti gli altri iscrivetevi al canale, mettete ovviamente mi piace e noi ci rivediamo a un nuovo video di AD 1453.